Ci sono racchette che possiamo comprare al negozio e altre a cui noi, comuni mortali, non possiamo semplicemente accedere. Sto parlando da una parte delle racchette retail e dall'altra delle racchette dei telai pro stock, a cui solo i giocatori professionisti e quelli di un certo livello, si può dire così, possono accedere. Buono? Buono. Chi è lo sponsor che ti ha offerto questo panino? Sono ancora in corso le ATP Finals a Torino, un'esperienza indimenticabile. Ci sono stato, ho avuto il piacere di vedere 6 incontri ed è stata un'esperienza veramente incredibile, non tanto per il livello di gioco che è chiaramente altissimo e ne ho parlato in questo video qua, per quanto Djokovic stia giocando bene, per quanto diciamo si stia facendo dal punto di vista dello spettacolo puramente tennistico, ma quello che mi ha particolarmente colpito, quello che mi rimarrà per sempre impresso, è il livello di multimedialità, il livello di immersività, il livello di spettacolarizzazione dell'evento, il livello di organizzazione nei minimi dettagli. È una spanna sopra, signori, si percepisce che ci sono soldi che girano, è organizzato veramente bene. L'immersività dal punto di vista del sistema audio, di diffusione audio, tutti questi schermi che ti coinvolgono in una... sembra di essere quasi a volte all'interno di uno spettacolo, non so, in un musical, tra virgolette, oppure a volte mi ricordo un videogioco, come vengono introdotti i giocatori, come viene presentato il tutto. È stato fantastico. E ditemi qui sotto la vostra esperienza, se ci siete mai stati alle finals. In ogni caso, parliamo del tema di oggi: le racchette, i telai che utilizzano gli 8 partecipanti alle ATP Finals. Dovrebbero essere i migliori 8 giocatori del 2022. Un paio di premesse fondamentali: Carlos Alcaraz non sarà in questo video, ha ceduto il suo posto a Taylor Fritz per via dell'infortunio. Perciò non lo trattiamo oggi, anche se sapete che utilizza una Bubble At Pure Aero VS e magari ne parleremo più nel dettaglio un'altra volta. Numero 2, quest'anno alle ATP Finals ci sono esattamente, leggo, 3 Head su 8, 2 Bubble At, una sola Wilson, una sola Yonex e una Technifiber. So già che sapete a chi mi riferisco quando dico queste marche. Cosa più importante di tutte, molto raramente i giocatori pro utilizzano telai retail, quelli che noi possiamo comprare. Parliamo di un termine che si chiama endorsement. I pro consigliano, fanno un endorsement di uno specifico modello di racchetta, però in realtà non lo stanno utilizzando. Tenete presente che queste informazioni derivano da delle persone che hanno avuto modo di avere accesso a questi telai, quindi li hanno comprati nel mercato secondario oppure li hanno ricevuti in regalo, visto e considerato che i giocatori pro ogni anno bene o male cambiano telaio, nel senso che cambia paint job, si chiama, ok? Viene promosso un nuovo modello di racchetta, viene consegnata al giocatore, ma in realtà è solo una verniciatura di quello che è il suo telaio storico di sempre. Ne ho parlato più nel dettaglio in questo video qui sopra. Siamo pronti? Partiamo! Andiamo! Show! Let's go! Voglio partire da quello che secondo me tra questi 8 è il telaio più semplice da utilizzare, che è quello di Casper Ruud, che formalmente abbiamo un endorsement per una Yonex E-Zone piatto 100. Nella realtà dei fatti non è proprio così, perché pare che lui stia utilizzando una Yonex DR100 Plus, tra l'altro, quindi una versione allungata. Sì, è un piatto 100, ma è un altro modello di racchetta che è stato verniciato per sembrare una E-Zone. Le specifiche dovrebbero essere grosso modo queste: 330 grammi incordata, quindi molto leggera tra virgolette, un telaio che probabilmente pesa intorno ai 300-305 grammi, ok, nudo. Abbiamo un bilanciamento a 33 cm, 360 swing weight, quindi in realtà è un dato molto alto, un dato di inerzia veramente alto, con un piatto 116x19 di schema a corde. Perché è una racchetta tra virgolette semplice e l'ho messa al primo posto tra quelle diciamo più gestibili? Per il fatto che ha una spinta incredibile, un'inerzia così alta con un peso così basso la rendono una racchetta molto rigida, e tutte le racchette rigide hanno la potenza dalla loro parte. Chiaramente anche la possibilità di accedere a un ottimo spin, così come nel caso di Casper Ruud nello specifico. Passando alla racchetta successiva che ho messo nella lista, la numero 2 per facilità, è quella di Taylor Fritz, che formalmente l'endorsement è per una Head Radical MP in tutte le sue varianti, ma
man mano che escono, però in realtà lui sta utilizzando la versione IG Radical MP che va con il codice ProStock di DGT260.3, che è il modo in cui Ed identifica i telai ProStock. Abbiamo, pensate un po', una racchetta che è addirittura più leggera di quella di Casper Ruud, perché siamo a 320 grammi incordata, un bilanciamento anche qui di 33 cm. Purtroppo non abbiamo lo swing weight, non sono riuscito a trovarlo, il dato di inerzia. Sappiamo che è un piatto corde 98 con uno schema corde 18x20. L'ho messa al secondo posto proprio per questo. È una racchetta più leggera, ma un piatto corde più stretto leggermente, quindi più difficile da gestire dal punto di vista dello sweet spot del centro utile della racchetta. È uno schema corde 18x20 che rende la cosa un po' più difficile da gestire, c'è meno uscita di palla. Però, signori, è una racchetta che lui utilizza molto bene. Il fattore del peso la rende sicuramente molto maneggevole, qui possiamo capire com'è che lui tira fuori tutta questa potenza soprattutto al servizio. Al numero 3 ho inserito quella di Félix Auger-Aliassime, che fa l'endorsement per una Babolat Pure Aero VS, come sappiamo tutti, ma c'è da dire che realmente lui utilizza questa racchetta, non l'ultimo modello, utilizza uno dei modelli precedenti, non si sa esattamente quale. Sappiamo che è una racchetta da 340 grammi incordata, con un bilanciamento 33, uno swing weight, un'inerzia che siamo a 360 punti, un piatto a corde 98 con schema corde 16x20. Ora, chiaramente qui stiamo iniziando a salire come calibro e come spessore richiesto dal punto di vista del tuo braccio, perché hai un peso che inizia a essere già importante, hai un piatto a corde che inizia a essere, come dire, 16x20, un mix tra controllo e spinta, ed è una racchetta che inizia a diventare un po' più agonistica dal punto di vista della sua gestione. Sicuramente ci vuole un giocatore possente e potente come Auger-Aliassime per gestire al meglio questa racchetta, che è comunque una racchetta che di suo già spinge. Sarei curioso di sapere la tensione, perché Félix è un giocatore che spinge tanto la palla, chiaramente il suo telaio lo aiuta in questo, però mi chiedo come faccia quasi a controllare. Ce lo vedrei bene con un 18-20 di schema corde. Comunque, questo è ciò che per lui funziona. Restando in casa Babolat e passando al telaio numero 4, siamo a Rafa Nadal. Ovviamente sapete che racchetta utilizza, la Pure Aero, non utilizza chiaramente l'ultimo modello, utilizza il primissimo modello del 2004, perché Rafa ha iniziato con la Soft Drive, poi passata Pure Drive e poi nel 2004 ha adottato la Aero Pro Original, che è quella che tutt'oggi utilizza, che viene verniciata man mano che escono i nuovi modelli. Nel tempo ha aggiunto dei grammi e oggi siamo arrivati a una conformazione di questo tipo. 343 grammi incordata con un bilanciamento di 33.5, 360 swing weight, 16x19, piatto 100. Chiaramente questa è una racchetta che inizia a essere pesante, 3,43 incordata, stiamo salendo come grammatura e abbiamo uno swing weight che rimane molto alto. Ok, questo è un telaio rispetto alla VS di Aliassime, per esempio, che rimane anche più largo e più profilato, una potenza ancora superiore rispetto a quella di Aliassime. E dal punto di vista della gestione di questo telaio, nel momento in cui tu aggiungi 40 grammi rispetto a quello che è la versione retail, hai una bomba. Sono racchette che sono molto 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 rigide, hanno una RA almeno di 70-71 punti, e questo vuol dire che tu devi avere un braccio incredibile, forma incredibile, devi saperlo gestire dal punto di vista proprio atletico, perché sei a rischio infortunio sul tuo gomito piuttosto che la tua spalla per qualunque colpo tu faccia. Passando alla racchetta numero 5, il telaio numero 5, siamo a Stefanos Tsitsipas. Sapete benissimo, una Wilson Blade, ma anche qui non è esattamente l'ultimo modello quello che lui utilizza. Si pensa che stia utilizzando una Wilson Blade BLX del 2013 e parliamo di 337 grammi incordata, ok, quindi tutto sommato gestibile, 32 cm di bilanciamento con 3,40 di swing weight, piatto 98, schema corde 18x20. È una racchetta in questo caso che prende una direzione diversa dalle due precedenti, e in realtà dalle quattro precedenti, che erano più orientate allo spin barra potenza, gratuita, con uscita di palla molto
evidente e facilitata. In questo caso abbiamo un telaio volto al controllo, sia dalla tipologia di racchetta che ha un profilo uniforme, mediamente sottile, 20-22 mm massimo. Abbiamo uno schema a corde volto al controllo che è il 18x20, un piatto che comunque è un 98 gestibile, ma allo stesso tempo, diciamo così, perdona meno che un piatto 100, e tant'è che vediamo tante stecche da parte di Tsitsipas, ne parlavo proprio in questo video qui sopra. Dall'altra parte abbiamo un bilanciamento che la rende abbastanza maneggevole verso il manico, e questo valorizza anche il suo gioco di volo, valorizza il suo gioco col rovescio a mano, e non c'è da stupirsi che lui utilizzi un telaio di questo tipo. Siete d'accordo con me? Ditemi qui sotto nei commenti intanto cosa ne pensate delle scelte che stanno facendo questi pro rispetto al loro modello di gioco. Ok, facciamo una pausa. Allora, io e te dobbiamo parlare. Stai guardando questo video, se sei già iscritto sei un grande, ma se non sei iscritto mi raccomando iscriviti al canale e metti un mi piace a questo video, sostieni la community, facciamola crescere, facciamola diventare il punto di riferimento su YouTube per gli agonisti che amano il tennis. Andando alla posizione numero 6, qua stiamo salendo veramente come difficoltà in maniera notevole, perché passiamo ad Andrei Rublev, una Head Gravity Pro. Come sapete lui viene dalla casa Wilson e poi è passato a Head. Utilizza davvero una Gravity Pro. È uno dei pochi giocatori sul circuito che utilizza il telaio in corso di commercializzazione. Non utilizza esattamente quello retail, ma utilizza una versione Pro Room, che significa che è stata customizzata direttamente da Head per lui. E stiamo parlando di un TGT 344.4 come codice Pro Stock, che è comunque una Head Gravity Pro, 340 incordata, 31,5 di bilanciamento, 335 di swing weight, piatto 18-20, schema 18-20, piatto corde 100. È una racchetta complessa, una racchetta volta al controllo che sicuramente è un po' più permissiva di una Prestige perché è un piatto 100, ma guardate, per il bilanciamento che ha, per il suo swing weight, per il suo peso, è una Prestige a tutti gli effetti, un po' più grande sostanzialmente. Ha un profilo da 20 mm e ha senso per un giocatore come lui usare questa racchetta, perché ha un'esplosività enorme, lo conoscete. Andrei Rublev è uno a cui piace spaccare la palla dalla mattina alla sera e deve tenerla in campo, deve farsi aiutare dall'attrezzo che utilizza, e questa è la racchetta perfetta per lui. Stiamo arrivando ai piani alti. Numero 7 abbiamo Novak Djokovic con la sua Speed. Non è una Speed, signori, sembra una Speed Pro Auxetic, è quella che lui di cui fa l'endorsement, ma in realtà è una PT 113B che si basa su un telaio molto vecchio, che è quello della Radical MP Titanium, quindi stiamo parlando di una racchetta che ha almeno 15 anni di vita, se non qualcosa in più. È una racchetta tostissima, piatto corde 18x19, ok, una variante che gli ha introdotto Agassi, perché lui ha cambiato questo telaio quando il coach era Agassi, ed era lo schema corde che lo stesso Andre Agassi utilizzava. Piatto corde, attenzione, 95, quindi si restringe il piatto corde, da 100 siamo passati a 98, adesso siamo a 95, 353 grammi incordata con un bilanciamento di 32.4. Capite bene che questo telaio è per pochi, inizia a essere difficile da gestire nel suo peso, dal punto di vista della gestione della palla il piatto corde è molto piccolo, e se Tsitsipas stecca 10-12 palle a partita con un piatto 98, Djokovic non ne stecca una con un piatto 95. Vi faccio immaginare cosa voglia dire il suo timing sulla palla per arrivare sempre giusto e colpire sempre al centro la palla. È incredibile, questo telaio è tra i più complicati, è inutile girarci intorno. Siamo al numero 8 e siamo a Daniil Medvedev, signori. Il telaio più difficile secondo me da utilizzare per una questione proprio di peso e di tutto il resto è quello di Medvedev, che è una Technifiber T-Fight ISO 305 come endorsement, ma in realtà è una Dynacore 305, quindi un telaio un po' più vecchiotto di qualche anno. Lui veniva da Wilson 6.1, gli è stato dato un telaio che in qualche modo si avvicinava tantissimo, perché guardate le specifiche, 31 di bilanciamento,
335 di swing weight, anche lui ha optato per un piatto 95, e uno scamacorde 18x19. Quindi, come nel caso di Djokovic, sono degli schemi corde che sono orientati al controllo, ma sono un po' più aperti e quindi favoriscono un attimo di spin comunque. Il peso è la più alta di tutte come grammatura, 359 grammi in cordata. Devi avere un braccio così per gestirla. È chiaro che siamo ancora lontani dai pesi che potevano avere le Prestige di un tempo, le Pro Staff di un tempo, però se ci pensiamo... I giocatori più emergenti stanno utilizzando dei pesi che sono più simili a quelli che noi comuni mortali di oggi utilizziamo. I giocatori un po' più datati stanno utilizzando pesi a grammature, cito per esempio anche Andy Murray che utilizza 360 grammi incordato, che sono più di 20 anni fa tra virgolette. Quindi oggi nel mondo retail non trovi più le racchette da 360 grammi incordate perché non se le fila nessuno, si vendono molto le 290 a 300 grammi nude. Dal punto di vista dei pro c'è ormai invece uno spaccato, pochi utilizzano racchette molto pesanti, sempre più quelle persone che utilizzano dei telai stock, pro stock più gestibili, più leggeri. E quindi siamo arrivati a conclusione. Spero vi sia stato utile questo video, vi consiglio di seguire Tennis Nerd se vi piace approfondire tutto questo aspetto, diciamo, delle caratteristiche delle racchette dei giocatori e quant'altro. C'è una racchetta che si addice al vostro gioco? Ditemelo qui nei commenti. Se io dovessi scegliere, per me personalmente, una racchetta da utilizzare in questa lista che vi ho fatto, sinceramente prenderei quella di Stefanos Tsitsipas. Un buon peso gestibile, io utilizzo circa 329-330 grammi in cordata, quindi sto scherzando chiaramente, non la potrei mai gestire bene quanto lui. Detto questo, è la racchetta che più si avvicina alle caratteristiche di una Prestige, l'ho detto prima, che il telaio, secondo me, per eccellenza, per sempre rimarrà nella mia storia personale come il telaio preferito. Ditemelo anche voi qui sotto e ditemi se qualcosa si addice al vostro gioco dei telai di cui abbiamo parlato. E mi raccomando, ci vediamo al prossimo video.